parte in concorso, prova a trovare Mike. Dov'è Mike? Dov'è Mike? Sì, lo so che è al centro, però io all'inizio non l'avevo minimamente notato. Neh, belle raga, qui Alfie Game, benvenuti alla Ho perso il conto, quinta parte del gameplay di Monsters e con l'isola del spavento. Torniamo all'isola dello spavento perché dobbiamo fare il boss, ma prima... Ottimo lavoro ragazzi, vi siete guadagnati il diritto di usare le frecce turbo sparse in tutta l'isola dello spavento. Utilizzatele con cautela. Buona fortuna. Grazie, molto gentile. Ci sei là. Ma prima di tutto, prima di fare gli altri livelli, il boss. Devi raccogliere 100, stavolta 100. Notare il mare, le cascate che stanno lì, però non si sa, sono sospese. Fantastici effetti della PlayStation 1, signori. Il the best of... Attenzione qua ai salti, attenzione qua ai salti, attenzione qua ai salti. Ok, ci è riuscita bene. Quanto erano, 100? Vediamo... No, tu... Lucertola viola, ti devi spostare. Vabbè, fa niente se non prendiamo quello. Anche se però dobbiamo stare attenti a non saltarne molti, eh. Come ho già detto, nella parte dello scivolo sono più veloce. Dove si va? Ah, si doveva saltare qua. L'ho fatto. Non ci credo che si poteva fare. Perfetto. Fail. Fail, 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 fail. Le cascate di Niagara che svolazzano lì. Vabbè, tanto non era andato molto lontano. Magari adesso ci va. Già preso un pochino di più rispetto a prima. Vai, vai, vai. Tutto! Ne ho scannato uno. Fa niente. No, vabbè, fa niente. Tanto lo recupero subito sullo scivolo. Vai, vai. Ma anche solamente... Ok, nemmeno sullo scivolo l'ho recuperato. Nel salto. Andiamo nello scivolo, però... frena, frena, frena. Frena, ok. Salta, ma non troppo. La vita. Ok, qua... Possiamo farmare le vite così, però, eh. Non mi pare che ce l'ha tolta. Qua, siccome quei cosi turbo... Sono poi pericolosi usarli. Io direi di non usarli. Già. Ho ripetuto il livello un bordello di volte giorni fa, perché quelle cose non le sapevo usare. Ma tranquilli, sono noob io, non è che... Vai, raccogli tutto, vai. 100, quindi a posto. Vediamo se ci riesco. Non failarmi a questo punto. Ok, ce l'ho fatta. Sì, ho avuto molto spavento. L'ultima rushata finale in corsa. Niente male. 130, signori. Certo. Salviamo, no, ma chi se ne... Promettete bene, ragazzi, ma ci vuole altro per diventare una super squadra spaventi. I campi di addestramento artici sono oltre questo cancello, insieme alle dure sfide che dovrete affrontare sull'isola. Continuate così, ci vediamo alla consegna del diploma. Sì, signori, manca poco alla premiazione, ma prima... Campi di addestramento artici. Primo livello è la baita glassata. Glassata da cosa? Intanto, notizie brutte. Purtroppo è finito il mio beveraggio, cioè è finito il tè che stavo bevendo. Che devo fare qua? Ah, sì. Allora, vedete, non poteva mancare l'ambientazione di neve. L'adoro, la finta neve della PlayStation 1, perché proprio... Vabbè, lasciamo stare. Perché è semplicemente fantastica da vedere, capito? Quello, eh. Le finte, però. Le finte. Allora, raccogliamo le cose. Allora, già... Andati però veloce. Già il giallo completato, perfetto. Quindi giallo. E due nervi vicini pure. Cerchio. E a posto.
Quindi 1 e 2. Sì, i livelli poi non è che sono proprio grandi, eh. È il gameplay invece che rende i livelli, insomma, grandi o comunque di dimensioni giuste. Ok, il verde è stato fatto, ma adesso qua ci sarebbe da arrampicarsi, ma come vi ho già detto, non ci riesco, perlomeno in questo caso sì, mi ero riuscito ad arrampicarmi. Allora, senza fare danni, qua c'è l'arancione posso farlo. E ho direi di farlo. Cerchio. Triangolo. X. Urlo. Ok. Qua c'è l'altra melma. Sì, praticamente in poco già stavo per cadere. Ok. In poco già abbiamo quasi raggiunto il rosso. Quindi buono. X. Vai. Urla. Però se tutto va bene dovrei riuscire a prendere quei due gettoni. Forse solo uno, vediamo. Oh, nessuno di tutte e due. No, uno l'ho preso. E poi cado in acqua. Ok, vabbè. Nel valsa la pena però, eh. Di qua non ci si arriva. Però immagino che quel robo là serve per la scorciatoia, non lo so. Tanto però. Ok. Fermo. No. Anche se in realtà però. Che? Ok, grazie. 10 più. Però. È tutta roba che ci stiamo anticipando, che però non è importante, insomma. Possiamo benissimo farlo dopo. Recupero, signori. Tanto vedo un arancione, quindi era un sacchetto delle calorie che io ho scambiato per un coso arancione. Però intanto un bordello di calorie, vedete. Full. Ok, qua ci dovrebbe stare un nervo. Dove? Vediamo. No, c'era solo un coso rosso. Allora qui. Qui. No. Ok. Ho avuto una vita però. Qua, che già so cos'è, che ce l'ho fatto. Bisogna prendere il tronco e metterlo là. Solo che il gioco è infame. Cosa fa? Non ci credo. Come me li metti i tronchi? In questo modo, di striscio. Perché io dovrei arrivare di qua e non ce la faccio. Quindi mi serve un altro tronco qua. Ok, questo. Mi vai bene, tu vai, prenditi. Lo lancio, ok, il range del tronco non mi è molto elevato, però vabbè, fa niente. Vai, dai. Perfetto, dovrei mettere un altro, però no. Non ci sbrighiamo più. Ok, salta nel camino per entrare nella baita. No, grazie. Perché lo figlio non ce lo fai vedere? Perché non serve. Dai, non serve. Serve? No, non serve. Ah, due volte cerchio c'era, perfetto. Da. Niente male per una canna anche a sola. Stavolta mi sa che di essere stato più coordinato, eh. Dai, su. Usciamo e andiamo, signori, al prossimo livello. Ok, prossimo livello. Che è la... Scusate, perché sto... Ok, l'ultimo livello che faremo adesso è lo ski lift. Non sono abituato a sti luoghi montagnosi. Ok, divertiamoci. Ho perso però il vizio di leggere i cartelli. Vabbè, ma tanto si capisce, insomma. Questa è la famosa stazione sciistica delle montagne mostruose. Lo skiff ti porterà in alto, ma sembra che ci sia una scorciatoia. Troppo facile se ci fosse davvero una scorciatoia. Ma vediamo comunque, allora. Tanto, attenzione a Linux. Ok. Perché ogni pinguino è Linux, ok? Perché qua... Un pochino scocciante sto livello. Poi adesso vi farò vedere il perché. Il blu è pronto. Mi serve il verde. No.
Tu blu, fermati. Ok, facciamo il blu prima. Ok, adesso prendiamo il gettone. Ho detto prendiamo il gettone. Grazie. Grazie, sei molto gentile. Potevo farlo io il doppiatore della tipa di Monsters. Vabbè, lasciamo stare. Fermati, ok. Il verde ce l'ho, l'arancione non c'è. Quel robo là non posso farlo. Adesso vedi. Adesso guardate. Perché la scorciatoia di cui il gioco parlava era questa. Solo che anche se c'è il vicolo nero, devi rompere l'altra porta per usare la scorciatoia. È troppo facile. Quindi noi dobbiamo andare qui, nella parte più brutta del livello. Il gioco mi sembra un pochino esagerato. Ecco, è quello che non doveva succedere, è successo. Vabbè, ce ne andiamo a zonzolo a prendere l'altra melma che si trova qui. Qua però non c'è nulla, qua via. Perché non è difficile, è un pochino diciamo, come si può dire, un pochino brutto. Ecco, però c'è il gettone, vedete, quindi era giusto cadere. Perfetto, vai. Metà del giallo. Ecco, vedete quell'arancione? Quello, facciamo che lo prendiamo. Non sarà l'ultimo, se non sbaglio, però. Allora, qua dobbiamo fare un mega salto con tanto di rincorsa. Stavo per cadere. Ok. Adesso dobbiamo prendere la funivia qua. Coordinati in modo perfetto, perché qua il rischio di cadere è elevato. Vediamo se sbaglierò. Ok. Vai. Perché queste scatole non è che si proprio rompono completamente, però. No, no, non è posto inutile. Stavo per dire posto inutile, ma in realtà non lo è. Camera. Ora quindi lui. Oh, non ci credo. Da capo, signori, da capo. Ora so che alcuni di voi diranno: Molfi Game, però potrebbe prendere il trampolino. Dato che non so saltare bene nei trampolini, è stupido prendere il trampolino per fare un qualcosa che non riesco a fare. Ma la scorciatoia? Aspetta. Ci provo solo un'altra volta che... Ok, no. Forse si può fare, forse no. Ok, dobbiamo prendere questa, che purtroppo non possiamo andare di qua, quindi tornami di qua. No, 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 no. E dopo ci mettono 3000 anni per spawnarsi sti cosi. Non più di tanto. Allora, noi dobbiamo andare di là non possiamo ancora andare, quindi dritti. Dritti e poi sblocchiamo la scorciatoia. Sì, 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 ci conviene fare così. Dai, su. Che bella visione di tutto. Ok, ed eccoci qua. Qui dobbiamo... Teoricamente non c'è bisogno di farlo. Forse sì, forse no. Ok, possiamo tornare indietro. Visto che dobbiamo tornare indietro, ci troviamo a fare... fare il robo giallo. Non eri arancione, vero? Eri giallo, eri giallo. Il pinguino, il pinguino, il pinguino, il pinguino. Che per fortuna si è inceppato, grazie pinguino. Dai, su. Prendiamo la scorciatoia. Quanti di cosi? Ok. Perfetto. Quindi adesso dobbiamo andare dove? Allora, teoricamente noi non dovremmo visionare prima. Oltrepassi i cancelli per scivolare giù lungo le piste, ma teoricamente non c'è bisogno. 3, 4... Ciao, sono Alfie Game e ho dei dubbi. Ma che tipo di dubbi ha il film? Dubbi dubbiosi. No, prendiamo la melma qua, ce la dovremmo fare, giusto? Vai! Ok. Sì, dovremmo farci giusto giusto perché c'è il verde, là, l'arancione là, sì. Vedi che le cose me le ricordo? Ok. Grazie, molto gentile. Dove?
Al volo. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo quest'altra melma, anche se non ce n'è bisogno. Qua se non sbaglio c'è il gettone. No, c'è la melma che non ci interessa. Un pupazzo di neve giocattolo, con gli ingranaggi e tutto, proprio. Non so come l'hanno fatto, ma alla fine è un gioco. Ok. Ups, dovevo premere X. E anche l'arancione è fatta, e anche questa parte. Certo, è finita. Noi ci vediamo nella prossima parte, dove finiremo il quadro. Il quadro dei quattro quadri, cioè il livello, avete capito? E niente, io vi lascio per il momento, Darfi. Ok, io vi lascio per il momento e dalla Figame è tutto, io vi saluto e ciao a tutti!